Durante l'incontro coordinato dal professor Pietro Busetta si è cercato di capire come possa essere attuabile la fiscalità di vantaggio in un paese supertassato come l'Italia e soprattutto come possa essere applicata in Sicilia, regione forte della sua autonomia statutaria. I partecipanti al convegno si sono trovati concordi sul fatto che l'attuazione della fiscalità di vantaggio debba essere commisurata non solo al gettito delle entrate, ma anche al bacino delle risorse esistenti, in grado di innescare un processo virtuoso e di crescita economica, soprattutto per le piccole e medie imprese. Abbiamo fatto questo volume, questa ricerca, in cui abbiamo una serie di contributi da parte di professori dell'Università Italiana, e in cui stiamo vedendo se la possibilità di avere delle fiscalità compensative rispetto alla situazione di svantaggio che viviamo nei nostri territori può essere un elemento interessante. In realtà oggi la fiscalità del Mezzogiorno è una fiscalità di svantaggio, cioè le imprese da noi pagano più tasse di quanto non ne paghino altrove, quindi in realtà questo è una teoria, non c'è nulla che si è realizzato. E però probabilmente per attrarre investimenti dall'estero dell'area è importante che vi siano delle fiscalità diverse nelle diverse parti del paese. Temo che si debba piuttosto parlare di fiscalità di svantaggio. Quello che succede in questo momento è che un sistema tributario svantaggia pesantemente le regioni più povere, in particolare svantaggia l'IRAP. L'occasione che si è persa di abbattere seriamente l'IRAP è un'occasione che ci peserà nel futuro. In realtà si è riconosciuto il problema, si dovrebbe fare molto di più, perché il punto è quello che se non cresciamo, se il sistema Italia non cresce a partire dal Mezzogiorno, moriamo.